momento di grandissimi cambiamenti e di grandi speranze per tutte le donne che oggi si ammalano di tumore dell'ovaio. Questo purtroppo rimane un tumore ad alta letalità. Oggi noi registriamo in Italia poco più di 5.000 diagnosi all'anno di tumore ovarico e purtroppo negli ultimi 30 anni non abbiamo registrato grandi cambiamenti in termini di aumento delle possibilità di cura delle nostre pazienti. Però questo è un momento veramente particolare perché la biologia molecolare ci ha aiutato a capire che abbiamo sbagliato per anni. Abbiamo sbagliato a considerare il tumore ovarico un unico tumore, mentre in realtà oggi sappiamo che sono almeno 5 tumori diversi con 5 prognosi differenti, comportamenti clinici e possibilità di rispondere alla chemioterapia. Allora, questo apre il mondo dei tumori dell'ovaio a delle strategie di cura completamente diverse. I tumori sierosi di alto grado, che rappresentano comunque il 70% dei tumori ovarici, sono tumori in cui in circa il 50% delle pazienti c'è un deficit del sistema di ricombinazione omologa, cioè della capacità di riparare il danno alla doppia elica del DNA. Questo in che cosa si traduce? Si traduce nella possibilità di aiutare le nostre pazienti con dei farmaci particolari che oggi sono disponibili, che si chiamano inibitori di PARP. L'EMA ha già approvato il primo PARP inibitore e si considera che in Italia sarà disponibile da subito dopo l'estate, ma ce ne sono tanti altri ancora in sperimentazione. Io stessa qui negli ultimi 2 anni ho avuto la fortuna di testare e studiare tre diversi PARP inibitori. Per quanto riguarda invece i tumori, per esempio sierosi di basso grado, noi per anni abbiamo considerato questi tumori come fossero gli alti gradi e li abbiamo continuati a trattare con la chemioterapia. In realtà noi oggi sappiamo che la possibilità di questi tumori di rispondere alla chemioterapia è molto bassa, ma in realtà questi tumori hanno un deficit particolare nella loro biologia che li rende molto responsivi a farmaci come per esempio i MEK inibitori. In questo momento ho avuto la possibilità di studiare qui in istituto un MEK inibitore che stiamo somministrando alle pazienti con tumori sierosi di basso grado e lo stiamo confrontando con la chemioterapia tradizionale. L'altra cosa che abbiamo imparato è che i tumori mucinosi sono dei tumori che per esempio non rispondono alle chemioterapie che finora sono state utilizzate per i tumori ovarici. Questi tumori infatti rispondono più verosimilmente ai farmaci che vengono usati per i tumori mucinosi del colon, dai quali non sono particolarmente dissimili da un punto di vista di biologia molecolare. Per cui le nuove frontiere della ricerca tenteranno di utilizzare nei tumori mucinosi ovarici farmaci più simili a quelli che si usano nei tumori gastrointestinali. Abbiamo altresì capito che i tumori a cellule chiare sono dei tumori molto particolari nell'ovaio, sono dei tumori che quando diagnosticati al primo stadio hanno un'ottima prognosi, ma basta già solo la rottura della capsula che avvolge il tumore per compromettere in maniera importante la prognosi della paziente. Anche questi tumori purtroppo sono chemioresistenti, ma hanno delle mutazioni nella loro biologia che li rendono, per esempio, molto o potenzialmente sensibili a farmaci come i PI3K inibitori e stiamo andando in quella direzione. L'altra grande novità nel trattamento dei tumori ovarici negli ultimi anni è rappresentata dall'arrivo degli antiangiogenetici. Questi sono farmaci che in questo momento hanno cambiato la storia del tumore in vari setting di malattia. Gli antiangiogenetici hanno indicazione sia nella prima linea di trattamento del tumore ovarico, sia nella recidiva platino-resistente che nella recidiva platino-sensibile. Però sono farmaci costosi e la sostenibilità in questo momento di questi farmaci rischia di diventare un problema.
Allora abbiamo in questo momento in piedi qui in istituto un progetto di ricerca che è finalizzato a identificare i biomarcatori predittivi della risposta a questi farmaci per cercare di capire a quali pazienti è giusto e opportuno darle, risparmiando alle altre una tossicità comunque legata al trattamento e risparmiando al sistema sanitario nazionale i costi di una terapia che rischia di diventare insostenibile. E in futuro, dalla combinazione di queste due strategie, i PARP inibitori e gli antiangiogenetici, arriveranno delle combinazioni di trattamento che per la prima volta non sono delle chemioterapie nel trattamento dei tumori ovarici. Si svolgerà qui in istituto uno studio di prima linea in pazienti con tumore ovarico che confronterà un PARP inibitore e un antiangiogenetico verso la combinazione dei due, proprio per capire se la combinazione può dare di più rispetto alla monoterapia nelle pazienti con tumori ereditari.